Benvenuto, presidente della seconda sezione penale presso la Corte di Cassazione, prego, membro togato del CSM. Dottor Davigo, passano gli anni, cambiano i governi, cambiano le maggioranze, cambiano i partiti, ma la politica e la giustizia restano al centro del dibattito. Che spiegazione si dà? È assolutamente normale, nel senso che essendo affidato ai magistrati il dovere di fare rispettare la legge, quando la legge viene fatta rispettare anche nei confronti di quelli che comandano ci sono tensioni, questo è evidente, ma per questo c'è la separazione dei poteri. Pensi che ieri Berlusconi ha detto il contrario, ha detto tutto questo succede perché non c'è la separazione delle carriere dei magistrati? La separazione delle carriere dei magistrati intanto non è prevista dall'attuale Costituzione, che prevede un unico Consiglio Superiore, un'unica carriera, un unico reclutamento dei magistrati. Ma poi è una stravaganza questa tesi, perché riposa su un'idea che è profondamente sbagliata, riposa sull'idea che le parti nel processo siano uguali. Le parti nel processo non possono essere uguali, perché se il pubblico ministero va in udienza sapendo che l'imputato è innocente e ne chiede la condanna, commette il delitto di calunnia. Se sostiene questa sua richiesta con atti falsi redatti da lui o da altri, commette il delitto di falso ideologico materiale in atto pubblico di uso di atto falso. Se il difensore dell'imputato, colto da crisi di coscienza, dice al giudice non penserà mica di assolvere il mio cliente, è Jack lo squartatore, se lo mette fuori ne scanna altri due domani mattina, quell'avvocato commette i delitti di infedele patrocinio e di rivelazione di segreto professionale. Allora, che uguaglianza può metterci tra una parte che è punita se mente e una parte che è punita se dice la verità? C'è un terzo caso. Il caso in cui un tribunale chieda di processare un ministro e il Parlamento dica no, non lo puoi fare. Che lettura dà dei fatti di questi giorni? Non do nessuna lettura perché non posso occuparmi né dei procedimenti in corso né delle decisioni del Parlamento. Do la lettura della Costituzione delle leggi. La Costituzione della Repubblica, che è stata modificata sotto questo aspetto, prevede, mentre una volta c'era la Commissione inquirente per i reati ministeriali e la Corte Costituzionale che giudicava i ministri per i reati commessi in esercizio delle loro funzioni, è stata cambiata. È stato creato un cosiddetto Tribunale dei Ministri, che è un organo sostanzialmente inquirente, che investito dal pubblico ministero formula, se non ritiene di archiviare, un'accusa. Su questa accusa dovrà pronunciarsi il Parlamento, o meglio la Camera di cui il Ministro fa parte, o una Camera disegnata dalla legge se il Ministro non è parlamentare, il Senato, che deve dire se esiste o non esiste una determinata scriminante, diciamo così, politica, cioè se il Ministro ha agito nell'interesse dello Stato per esigenze essenziali della difesa dello Stato, della sicurezza pubblica. Ma un Ministro può anche commettere un reato se lo Stato lo esige? Qualunque pubblico ufficiale commette reati discriminato, quando le forze di polizia disperdono una manifestazione con la forza, se non ci fosse la scriminante dell'uso legittimo delle armi, risponderebbero di lesioni, perché danno una randellata sulle orecchie a uno. Quindi non è piacevole per chi la riceve. Ma in quanto ministro, qualsiasi cosa lui faccia non è qualsiasi nell'interesse? Cosa. Questo avveniva quando c'era lo Stato assoluto, quando Richelieu rilasciava il biglietto, il latore della presente ha fatto quello che ha fatto su mio ordine nell'interesse dello Stato. Non è più così. Ci sono delle esimenti individuate che possono rendere non punibili determinati reati. Vuole darci un parere sul voto che è stato dato su Salvini? Ma si immagini se do un parere. Senta, ora faremo entrare dei colleghi che mi aiuteranno a intervistarla. C'è un altro caso che ci riporta all'eterna querelle tra politica e magistratura, il caso dell'arresto ai domiciliari dei genitori di Matteo Renzi. C'è un arresto ai domiciliari di due persone che dicono un po' quelli che se ne intendono, che hanno visto le carte, alla fine se anche venissero condannati, ma non finirebbero in galera. Perché sono incensurati, perché hanno più di 70 anni, quindi in attesa che si sappia se hanno commesso o no il reato, intanto finiscono agli arresti domiciliari. È possibile? Ma secondo lei io posso parlare di un processo in corso? Allora, è possibile che sia un caso che ogni volta che si parla di un processo che non va bene a qualcuno esca fuori un processo che non va bene al suo oppositore? Allora, le rispondo con una citazione di Calamandrei, che parlava di Aurelio Sansoni.
Aurelio Sansoni era un magistrato che all'inizio della sua attività era un pretore in Toscana e poi divenne presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione. Concluse la sua carriera così. Era chiamato il pretore rosso perché tentava di far rispettare la legge anche alle squadre fasciste negli anni venti. Il commento di Calamandrei è questo: non era né rosso né bigio, era semplicemente un giudice giusto, perché fra le tante amarezze che toccano un giudice giusto c'è quella, quando non si è disposto a servire una fazione, di essere accusato di essere al servizio della fazione opposta. Concita De Gregorio, Repubblica, Massimo Giannini, il direttore di Radio Capital, e Pietro Senaldi, il direttore di Libero. Ciao Massimo, benvenuti. Direttore Senaldi, la prima domanda mentre si sistema lo studio, prego. Ma no, io vorrei fare questa domanda. È normale che i magistrati si occupino anche di politica. Il problema è come se ne occupano. Ci sono magistrati che si sono occupati di politica, inchieste che hanno fatto cadere dei governi, che si sono risolti in nulla di fatto, con magistrati che poi si sono candidati in politica. Il fatto di indagare Salvini per una decisione politica, che era chiaramente una decisione politica, anziché diciamo così, per un atto privato, anche il discorso di mettere agli arresti i genitori di Renzi dopo 10 anni che va avanti l'inchiesta, ecco, nessuno sindaca il fatto che i magistrati si occupino di politica, però noi sindachiamo un po' il modo, perché alla fine diventano dei protagonisti anziché dei servitori dello Stato e soprattutto non pagano per i loro errori. Dottor Davigo. Ovviamente non parlo né di vicende in corso né di decisioni politiche. Mi sembra però, io non sono un esperto di calcio, ma mi sembra un po' la stessa storia di quando, anziché discutere di come le squadre hanno giocato, se la prendono con l'arbitro. Senaldi, senza niente, però questa mi sembra un po' una risposta, mi permette, a dottor Davigo, un po' troppo tranchant, diciamo così, no? Il problema è che i PM non sono arbitri ma sono parte in causa. Forse il problema del dottor Davigo è che ritiene che i PM siano degli arbitri, invece sono delle parti in causa. Allora, il pubblico ministero veglia all'osservanza della legge, il suo cliente è la legge, le altre parti sono parti private che hanno interessi privati, questo fa la differenza. Senaldi, poi passiamo a Massimo Giannini, prego. Senaldi, non si è sentito? No, nel processo penale il pubblico ministero è parte, il giudice è terzo. Allora, questa cosa va chiarita una volta per tutte. Quando si dicono le cose che ha detto Senaldi, sostanzialmente si dice che un magistrato, non importa se è il giudice o il pubblico ministero, ha commesso dei delitti. Allora, chi fa queste affermazioni dovrebbe assumersi la responsabilità di denunciarlo, dicendo sulla base di che cosa afferma che quello ha commesso dei delitti. Perché dire che uno, per farsi la pubblicità, per fare carriera politica, colpisce un avversario, si chiama minimo abuso d'ufficio. Massimo Giannini, poi Concita De Gregorio, poi torniamo a Senaldi. Si tenga la controreplica, Senaldi, prego. Volevo chiedere al dottor Davigo una cosa. Fermo restando che, come ci ha spiegato, non interviene nei processi in corso, né in sede giudiziaria né in sede politica. Però, a proposito della vicenda della nave Diciotti, si è detto, e le chiedo una valutazione che è più giuridica se vogliamo, che però ci aiuta a capire anche che cosa avviene a livello politico, si è detto che in questo caso il Parlamento non è chiamato a valutare sulla immunità o meno del ministro Salvini, dal punto di vista appunto politico e poi giudiziario, ma si è detto che deve soltanto valutare se ha difeso o non ha difeso un interesse, diciamo, interesse nazionale prevalente. A me questo sembra la stessa cosa che accadde con Berlusconi ai tempi della nipote di Mubarak, perché non vedo quale sia l'interesse nazionale prevalente nel tenere fuori dal nostro territorio 177 disperati. Però volevo chiederle questo. È corretta questa ricostruzione? Cioè, siamo nel solco della difesa di un'immunità oppure invece c'è una valutazione di tipo politico che prescinde dalla processabilità o meno di Matteo Salvini? Ma ne ho già parlato in parte prima e comunque in un'altra trasmissione qualche giorno fa. Si fa confusione fra tre livelli del tutto diversi. Il primo è quello dell'immunità. L'immunità riguarda i membri del Parlamento per le opinioni espresse e i voti dati. Non sono punibili. Qualunque cosa dicano mentre esercitano il mandato parlamentare non sono punibili. Se un deputato si alza e insulta un altro non è per questo punibile.
Poi c'era l'autorizzazione a procedere, che non c'è più in quanto autorizzazione a procedere, è rimasta come autorizzazione a compiere determinati atti, per esempio l'arresto di un parlamentare, oppure la perquisizione di un parlamentare, l'intercettazione di un parlamentare e così via. Tra l'altro alcuni di questi atti sono a sorpresa, quindi non ha senso subordinarli ad autorizzazione della Camera. Era meglio dire non possono essere compiuti, perché Appunto. Dire puoi fare un'intercettazione nei confronti di un parlamentare se la Camera di cui fa parte ti autorizza, cioè è chiaro che dopo che hanno fatto il dibattito quello sa che c'è un po' la più qua in effetti. Non ha senso. Difficile da ripetere. Gli atti, così come una perquisizione, se si fa una perquisizione per cercare qualcosa, se uno sa che andranno a fare una perquisizione la nasconde, la porta da un'altra parte, certo. Quindi non, perché se vuole consegnare la consegna spontaneamente prima. Allora, comunque la norma è quella. Poi invece c'è la questione dei reati ministeriali. Per la questione dei reati ministeriali, come dicevo prima, si tratta di una esimente sostanzialmente. Il Parlamento sì. Deve fare una valutazione politica se esistono o no ragioni politiche per applicare quella esimente. Attenzione, non è un esimente che valuta il giudice, perché se la valutasse il giudice non ci sarebbe bisogno della decisione politica della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica. È un esimente che deve essere valutata politicamente. Dopodiché i giudici fanno il mestiere loro. Anche questo fa parte della separazione dei poteri. Concita De Gregorio. Dottor Davigo, io la vorrei portare un po' fuori dall'attualità di questo momento, perché mi sono emozionata quando lei ha citato Calamandrei. Quando ha citato quella frase sul pretore che non è né rosso né grigio ma è giusto, il giudice, mio padre era un pretore, mio padre era un magistrato e anche lui mi raccontava queste stesse cose. Lui avrebbe voluto che io facessi giudice o magistrato, invece ho fatto la giornalista. Le vorrei chiedere, con un po' con lo stesso spirito, lei frequenta molto il dibattito pubblico con grande diciamo, vantaggio di chi l'ascolta. Le vorrei chiedere se lei pensa che... Le stesse parole che ha detto per la magistratura debbano poter valere anche per l'informazione in questo paese e a che punto è lo stato dell'informazione secondo lei in questo paese? Devo dire che anche grazie a alcune sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo io credo che i giornalisti siano abbastanza tutelati. Per esempio la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato che non si possono compiere determinati atti di indagine nei confronti dei giornalisti, salvo che non sia assolutamente indispensabile, ferma la proporzionalità tra il fatto per cui si sta procedendo e l'invasività. E questo è stato recepito per esempio dalla giurisprudenza nazionale, per cui sequestrare tutte le carte a un giornalista o portargli via il computer per trovare per esempio la fonte da cui ha attinto una notizia che non poteva essere divulgata, lo si può fare se era una notizia tipo i codici di lancio delle testate nucleari, non se è per altrimenti una... deve essere commisurata. Altrimenti deve essere proporzionata la cosa. Senta, dottor Davigo, c'è stato un grande ricambio di classe dirigente, no? C'è stato un grande cambio di classe dirigente non solo da quando lei ha iniziato con i suoi colleghi l'operazione Tangentopoli, ma anche successivamente, quando c'è stato uno stacco rispetto al periodo in cui c'era Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi addirittura è stato condannato, ha scontato una pena e adesso c'è una classe dirigente completamente nuova. Lei ha visto un cambio nella qualità o nei modi di gestire la politica di questa classe dirigente? Ecco, questa è una cosa che un magistrato non può dire. No, io non le chiedo i singoli nomi. No. Però se dovessi dare un giudizio politico, avrei scelto nella vita di fare un altro mestiere. Mi sarei candidato alle elezioni, sarei andato in Parlamento e avrei detto quello che pensavo. I magistrati stanno arrestando meno politici. Questo me lo può dire. È cambiato il clima, il politico è cambiato, sono cambiati i reati. È certamente cambiata la legge sulla custodia cautelare. È più difficile disporla. Adesso poi... bisogna andare a vedere, noi abbiamo un concetto che è quello di cifra nera o numero oscuro, che è la differenza tra i delitti commessi e i delitti denunciati. Ci sono delitti che non vengono scoperti quasi mai e quindi non ha senso discutere se ne arrestano, bisognerebbe vedere quante se ne scoprono. Se ne scoprono questo, di meno di reati amministrativi, dei colletti generale, bianchi? In generale se ne scoprono di meno. Noi abbiamo comunque, ma non da adesso, da molto tempo, un numero di detenuti per reati cosiddetti colletti bianchi che è un ventesimo di quello della Germania, riferito alla popolazione. E non sto parlando degli Stati Uniti che sono considerati particolarmente severi, sto parlando della Germania. Vabbè, siamo pionieri. Lei dice? Allora perché le opere pubbliche... perché le opere pubbliche in Italia costano mediamente più del doppio che nel resto d'Europa? Perché? Questo è il problema. Senaldi.
Io volevo replicare all'abuso di potere. Beh, innanzitutto vorrei replicare al dottor Davigo, non è che i giornalisti siano così protetti, noi rispondiamo per responsabilità oggettiva, noi direttori, cioè rispondiamo anche quello di quello che fanno i nostri collaboratori mentre noi dormiamo. E ne viceversa, lei crede davvero che se una persona innocente, se una persona assolta facesse causa al PM per abuso di potere potrebbe contare su un giudizio sereno? Io credo che uno dei problemi del rapporto politica e giustizia è che i politici spesso pagano anche quando sono innocenti e i giudici non pagano quando sbagliano. Dottor Davigo. Abbiamo il sistema più disciplinare, abbiamo il sistema disciplinare più duro di tutta la pubblica amministrazione. Ogni 3x2 sospendiamo qualcuno dall'incarico o dallo stipendio perché è sottoposto a procedimento penale. Ovviamente quando ci sono elementi per ritenere fondata l'accusa, non basta che uno denunci, ma quando per esempio il giudice che procede arresta un magistrato, e accade purtroppo di frequente, lo sospendiamo nel giro di 2 giorni dall'incarico dello stipendio, li sospendiamo anche quando la misura non è ancora esecutiva, quindi, perché accade anche questo, perché noi abbiamo un codice a dir poco stravagante. Le faccio un esempio: se il pubblico ministero chiede una misura cautelare e il giudice delle indagini preliminari non la emette, il pubblico ministero può fare appello. Se il tribunale gli dà ragione ed emette questa misura non è esecutiva, bisogna aspettare il ricorso per Cassazione, mentre se l'avesse emessa il giudice per le indagini preliminari che sarebbe dice, esecutiva. A me sembra una stravaganza. Giannini, stasera c'è il Senato, breve controreplica, brevissima. È chiaro che quando loro fanno dei reati al di fuori del loro lavoro, non al di fuori del loro lavoro, nell'esercizio delle loro funzioni. Non stiamo parlando di uno che ha sgozzato la moglie, stiamo parlando di uno che nell'esercizio delle sue funzioni si ritiene che abbia commesso dei reati. Sempre esempi soft. Allora, Concita Mazzi, ho fatto le due domande e un'unica risposta, prego. Rapidissima, a proposito... Le due domande e poi la risposta, sì, a proposito dei fenomeni di corruzione, lei aveva detto una volta, stasera non vuole entrare troppo nel merito, ma lei aveva detto una volta una frase che è rimasta scolpita nel marmo, no? Non hanno smesso di rubare, hanno solo smesso di vergognarsi. Continuano a non vergognarsi? Allora, tanto non ho mai detto che tutti i politici... I politici che rubano, certo, sì. Mentre una volta, quando venivano scoperti, si vergognavano, da un certo momento in poi se ne sono quasi vantati. Io ricordo che un politico disse, essendo stato accusato di sottrazione di fondi che non erano suoi personali, ma disse: sono soldi nostri, facciamo quello che vogliamo. Per la verità sarebbero soldi dei contribuenti. Concita De Gregorio. Dottor Davigo, lei si stupisce di più o le dispiace di più quando l'accusa di giustizia a orologeria arriva dalla sinistra rispetto a quando arriva dalla destra? È indifferente, io sono stato accusato di essere comunista, fascista, massone, dei servizi segreti. Però non si stupisce di più, la mia domanda è questa, non mi stupisco. Non se lo aspetta dalla destra e la sorprende quando viene da sinistra? Quando ho cominciato a fare questo mestiere mi sono reso conto pressoché subito che era un mestiere ingrato. È difficile ottenere le lodi quando si fa questo mestiere, perlomeno da quelli che si giudicano. Senaldi, ultimo flash, prego. No, io volevo sapere se lui ritiene che in realtà, parlando di separazione dei poteri, alla luce anche del pronunciamento su Salvini, se forse, diciamo così, il Tribunale dei Ministri, andando contro la decisione della Procura nel tentativo di processare Salvini, non sia proprio andato un po' forse lui oltre i propri poteri, volendo processare una decisione politica. Allora, ho già detto che non parlo di processi in corso, però mi sembra singolare questa domanda alla luce di quanto aveva detto sul pubblico ministero. Prima diceva che il pubblico ministero non è una parte come le altre, quindi c'è da averne paura, eccetera. Adesso invece bisogna avere paura del giudice e non più del pubblico ministero, perché è andato in diverso avviso rispetto al pubblico ministero. La garanzia che il giudice è indipendente, che può anche disattendere le richieste del pubblico ministero. Senaldi? Beh, è chiaramente una risposta capziosa, cosa vogliamo dire? Non è che lei mi può rispondere che siccome un pubblico ministero ha cercato, non voleva procedere contro Salvini, allora tutti i miei dubbi sui pubblici ministeri d'Italia, che è 30 anni che processano inutilmente questo paese, creando più danni che benefici, che tutte le mie argomentazioni siano infondate. Cioè, insomma, non si può prendere questa cosa per processare tutto un ragionamento. Io non ho detto niente del genere, ho detto semplicemente che il pubblico ministero è sottoposto a controllo del giudice. Se viene emesso un provvedimento restrittivo, salvo il caso del fermo che però vale 48 ore e al massimo altre 48 in attesa di convalida,
non lo emette il pubblico ministero, lo emette il giudice. Senta, dopo tanti anni di attività, che idea si è fatta? È più importante che un politico sia onesto o competente? Oddio, dovrebbero essere entrambe le cose. L'onestà è un prerequisito, poi bisognerebbe anche saper fare il proprio mestiere. Piccola pausa.